Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno fatto la storia della popular music. Ci siamo fermati per una settimana a ricaricare le batterie tra il 25 aprile, festa di liberazione, e il 1 maggio, festa dei lavoratori. Ci eravamo lasciati in America nella notte dei tempi, musicalmente parlando, ovvero il 14 settembre 1955, quando, durante una pausa durante le audizioni musicali di Little Richard, questo piccolo folletto afroamericano improvvisò una canzoncina sconcia e omosessuale e, con nonchalance così facendo, diede vita al rock per come lo conosciamo oggi. Questa, come le altre puntate, potete trovarle ancora in lista. Oggi invece parleremo di una data e di un luogo un po' più avanti negli anni. Siamo nel 1965, questa volta siamo in California, a Los Angeles, anzi sulla spiaggia di Venice Beach, dove passeggia un ragazzone alto 1,80 m, il fisico asciutto, una chioma di capelli ribelli e lunghi fino al collo e una collanina sempre al petto. Lui è un neolaureato all'Università della California, facoltà di arti e cinematografia. Ecco, si è laureato ma non è contentissimo in realtà, e infatti pochi giorni prima di questa passeggiata ha deciso di disertare la consegna dei diplomi di laurea, che è un evento molto importante. Ecco, lui ha deciso di non andare, di piantare tutti in asso, genitori compresi, e di trasferirsi dalle parti appunto di Venice Beach per fare un po' la vita del bohemien e decidere finalmente cosa fare nella vita. Tra le varie cose ci sono le sue passeggiate in spiaggia, dove pensa e ripensa a dei versi che sta scrivendo di sera in sera, quando sale sul tetto del suo appartamento e, guardando la luna, prova a buttar giù le proprie sensazioni. Una di queste passeggiate è fondamentale per la sua vita e per la storia intera della musica del mondo. Un appuntamento col destino, perché questo ragazzo avrebbe potuto continuare la carriera per cui aveva studiato, avrebbe potuto partecipare a quella benedetta cerimonia con il lancio dei cappelli, per come l'abbiamo vista sempre, e avrebbe potuto lavorare ancora al cortometraggio che aveva presentato per tesi di laurea e che non era andato benissimo, non era stato capito per niente. Però, sbagliata la prima, si può sempre ritentare. E invece no, la strada prende tutt'altra direzione. E in un giorno come tanti, durante una camminata tra le dune di sabbia, messo da parte definitivamente il sogno del cinema, ecco nascere per puro caso l'astro nascente di un poeta maledetto, un rocker, un cantante, un paroliere, una persona divisiva, sia chiaro, estrema, dura, ma incredibilmente profonda, capace di diventare in soli 8 anni uno dei frontman e dei rocker più famosi della storia del rock, con uno dei gruppi che ancora oggi scalano le classifiche tutte le volte che esce una ristampa. Allora, lui peraltro è ancora così presente nella nostra vita perché le sue frasi estrapolate dalle canzoni, così pregne di significati, vengono sempre scritte ancora oggi sui muri, sui quaderni, sui diari, vengono raccontate, vengono utilizzate, come Troisi raccontava si utilizzassero le poesie di Neruda nel bellissimo film Il Postino. Le poesie non sono di chi le scrive, ma testuale di chi gli servono. E così è con questa persona, le cui frasi tuttora sono delle spore impazzite che viaggiano di bocca in bocca per ottenere ancora un risultato, che è quello di emozionare. Quasi sempre in fondo, quando sono scritte, c'è una sigla al posto del nome completo, che è JDM. Il nome per esteso, infatti, è Jim Douglas Morrison, ovvero Jim Morrison, e la band che nacque quel giorno sulla spiaggia di Venice Beach si chiamava semplicemente The Doors. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad.
Il motivo per il quale Jim Morrison, in quel giorno di luglio del 1965, non si è presentato alla consegna dei diplomi della University of California, è un tarlo che lo accompagnerà per tutta la sua purtroppo breve vita, una sorta di insofferenza che ha sempre avuto sullo stomaco fin da bambino, ma che ha preso poi definitivamente nel corso degli studi una forma molto più ingombrante. Alla base di tutto c'è la fastidiosa sensazione di non essere mai capito, di non cogliere nel segno, di continuare a ragionare su dei canoni poetici che non sono intelligibili agli altri, ma soltanto a lui. Ed è questo che pensa quando, dopo i primi anni di corso, dopo i tanti litigi fatti coi genitori per convincerli della necessità che lui studiasse cinema, Morrison decide che il cinema no, non fa per lui. Ovviamente il problema sono delle cose, delle opere fatte che non ottengono alcun risultato e che rimangono ostiche, dure, buie. Così questo ragazzo, a 22 anni, con una laurea appena presa, in quel luglio ha deciso che no, basta mettere definitivamente la macchina da presa al chiodo e tentare un'altra strada. E nelle serate da bohemien in cui vive trascinandosi da un bar all'altro con un taccuino sempre con sé, comincia a scrivere le sue emozioni piuttosto che in sceneggiatura, semplicemente in versi. Poi a sera, quando fa ritorno nella stanza presa in affitto a Westminster Road a Venice Beach, sale sul tetto attraverso il lucernaio, prende il suo taccuino e, guardando la luna in quella estate del 65, comincia a dare una forma di poesia a quelle frasi, ma che in realtà fin da subito lui stesso si rende conto essere semplicemente delle canzoni. Delle canzoni che lui non conosce perché non sa nulla di musica, eppure ne ha ben chiara in testa fin da subito la melodia, cose semplici e dirompenti, come per esempio questa qui. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven. Torniamo a quell'estate del 1965. Jim Morrison va in giro per i locali tutto il giorno a bere e fumare in solitaria. Prende i suoi appunti, scrive delle rime e le declama delle volte a delle donne di passaggio che poi sistematicamente conquista per quel suo aspetto di bello e dannato. Il diploma in cinema nel frattempo arriverà lo stesso, perché gli esami li ha passati, lo invieranno a sua madre via posta e lui non se ne curerà. Lui in quei giorni va in spiaggia tutte le mattine, pensa a dei versi scritti la sera prima e prova a canticchiarli, e lì sul tetto sono nate delle ispirazioni, spesso anche banalmente dalla più antica delle muse, ovvero la luna. Ecco, in una di queste sere, per esempio, guarda il satellite così gigantesco e luminoso, prende il suo taccuino e scrive: «Nuotiamo verso la luna, saliamo attraverso la marea, allunghi la mano per stringermi, ma io non posso essere il tuo uomo, anche se ti amo». Capisce benissimo, lo dirà qualche tempo dopo, che quei versi appena scritti non sono più una poesia, sono qualcosa di diverso. In testa, anche stavolta, ha una musica, pur non essendo lui minimamente portato alla musica. Non suona strumenti, non ha mai cantato, non si è mai interessato più di tanto alle band e alle canzoni del momento. Però quella che ha appena scritto, lui lo sa, è una canzone. E sarebbe rimasta nel suo cassetto per sempre se il destino non ci avesse messo il suo zampino su quella spiaggia di Venice Beach, tirando un altro filo immaginario, quello di un musicista vero in questi casi, un organista che però ha studiato anche lui cinema per un altro caso del destino ed è stato compagno brevemente di Jim Morrison nel corso di quegli anni. Dopodiché i due, prima della cerimonia, si sono salutati per sempre e non pensavano si sarebbero mai visti, e invece si incontrano, anzi si scontrano quasi per caso su quella spiaggia un giorno, e ne nasce una scintilla. O meglio, si accende una luce che ancora oggi rischiara la musica del mondo. Mentre Jim Morrison passeggia per Venice Beach canticchiando la sua canzone dedicata alla luna, è il momento di introdurre quindi quello che sarà il suo alter ego musicale lungo tutta la storia breve ma intensissima dei Doors.
è un mezzo genio, figlio di due polacchi emigrati in California. Si chiama Raymond Daniel Jr., ma per tutti è soltanto Ray, Ray Manzarek. Di 5 anni più grande di Jim Morrison, si sarebbero potuti incontrare semplicemente mai. Ed è qui che il caso ci rimette più volte il suo zampino. Intanto Ray è irrequieto, al pari di Jim Morrison, ed è indirettamente alle sue tante crisi di identità che dobbiamo quindi una delle sliding door che ha portato poi alla nascita del gruppo. Manzarek infatti aveva avviato una vita qualche anno prima che percorreva dei binari sicuri, molto dritti, e poi mandò in aria tutto per ricominciare da capo. Era uno studente modello di economia e suonava jazz. Aveva terminato il college, si era avviato verso una promettente carriera di giurista economico e nel frattempo suonava in compagnia dei suoi fratelli, ma il destino lo aspettava al guado. Lui si rese conto presto che quella vita non faceva per lui. Così, complice anche una delusione d'amore, cambiò in corsa tutto e si iscrisse alla facoltà di cinema, ma anche quella svolta durò poco. E così, come in America spesso succedeva in quegli anni, la soluzione definitiva per porre un punto e ricominciare da capo altra non fu quella che arruolarsi nell'esercito. Lui sperava in realtà di diventare un cineoperatore dell'esercito, ma la sua formazione economica lo portò quasi naturalmente verso l'analisi dei dati. Durò un po' di tempo e al suo ritorno decise di riprendere gli studi di cinema. E quello, quindi, il teatro di altri 3 appuntamenti col destino. Il primo è con l'amore, ovvero con la donna che poi sarà sua moglie, Dorothy Fujikawa. Il secondo è quello appunto con Jim Morrison, del tutto casuale perché in realtà la classe è ben diversa. I coetanei di Jim Morrison sono del 1943, ben 5 anni di distanza dalla classe originaria di Ray Manzarek, e però il tempo perso non fa altro che far slittare la storia e la carriera di questo giovane di origini polacche verso un incontro quasi predestinato con Jim Morrison, perché la classe a cui viene iscritto è quella del 43. I due si incontrano, si piacciono, si stanno simpatici, poi però, superato il periodo della tesi, raccontatesi le proprie delusioni, le proprie illusioni rispetto a quel destino di cineasti, i due si salutano forse per sempre, ed è per quello che entrambi sono in qualche modo incuriositi da questo incontro casuale in spiaggia. Tu cosa ci fai qui a Venice Beach? Ma io sono venuto a vivere qui. Ma perché non sei venuto alla cerimonia di consegna delle lauree? Non mi andava. Questi qua non mi capiscono e non mi avranno. Piuttosto ho scritto 3 canzoni sul tetto di casa mia. Ma però di musica non capisco nulla. Dilli a me, io suono, faccio il tastierista, ho una band con i miei due fratelli, anzi avevo, perché nel frattempo ci siamo sciolti, neanche loro mi capiscono. Dai, prova a canticchiarmi le tue canzoni. E Morrison, senza farselo dire 2 volte, inizia a canticchiare i versi che ha scritto e tiene per ultime quelle strofe sulla luna, quelle scritte proprio sul tetto, quelle che hanno già una musica ben definita e che in qualche modo affascinano Ray Manzarek fino a folgorarlo quasi. Lui ferma tutto e gli dice: aspetta, quest'ultima è una canzone di sicuro, ed è anche la canzone che ci farà diventare famosi. Aspetta, la sto immaginando al piano, e immagina un rock potente, pieno di virtuosismi, una musica completa in cui le parole quasi si fondono alla pari con il suono degli altri strumenti. Una cosa che qualche anno dopo, in studio di registrazione, suonerà più o meno così. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the Moonlight Drive. Non finirà nel primo album dei Doors omonimo, ma nel secondo, e sarà un successo stratosferico. Nel frattempo, in quella spiaggia e in quel momento, di fronte a quella musica, Ray Manzarek ebbe la sensazione finalmente di aver trovato il proprio compagno di strada, un cantante con una capacità di scrittura che si sposa alla perfezione con la sua idea di liriche alte, alla pari con un virtuosismo musicale che no, non è da poco.
Ecco, in quel momento però i due decidono di creare una band, decidono di chiamarla The Doors e capiscono subito che in due si fa ben poca strada. E quindi per Ray Manzarek inizia una ricerca spasmodica di altri compagni di viaggio, una ricerca che però non va bene perché passano i giorni e lui si scervella, prova a farsi venire in mente persone, prova a contattare ex membri di band incontrate per la strada, ma nessuno ha voglia di gettarsi in una nuova avventura o banalmente nessuno si rivela in grado di capire la portata di quei testi di quel ragazzo chiuso e tenebroso di cui invece Manzarek aveva capito fin da subito la portata. A questo punto arriva lo sconforto e Manzarek, quasi come a cercare rifugio, decide che forse è il momento di fermarsi un attimo e di provare intanto a riconnettersi con se stesso. Quindi fa una cosa che voleva fare da tanto tempo e decide di prendersi qualche giorno per frequentare un corso di meditazione trascendentale. Arriva, si siede, respira, inizia i suoi esercizi e nota di fianco a lui due ragazzi con cui subito dopo si presenterà. Uno si chiama Robbie Krieger, l'altro si chiama John Densmore. I tre, alla fine dei primi giorni di esercizi, si presentano, si conoscono meglio, si parlano dei loro progetti. Io sono laureato in cinema, dice Ray, ma sono anche un tastierista e ho in mente un'idea di gruppo che può funzionare. Gli altri due si guardano e sorridono. Beh, io sono un chitarrista, dice Robbie, e sono famoso perché in genere suono con dei colli di bottiglia al posto dei plettri. E l'altro, beh, l'altro è un batterista, e a questo punto l'euforia è alle stelle perché tutto sembra tornare, ovviamente grazie al caso. Il giorno stesso si organizza un incontro con Jim Morrison, i quattro si conoscono e l'epoca luminosa dei The Doors può finalmente incominciare davvero. You know the day destroys the night, night divides the day. Il resto della storia dei Doors, nati a settembre del 1965, giusto due mesi dopo quegli incontri fortunati, sarebbe fin troppo limitativo racchiuderla qui in pochi minuti. Ci sono due anni di gavetta nei locali, dei concerti fiume, pieni di provocazioni in cui gli organizzatori spesso decidono di non pagarli perché si è creata polemica, perché ne sono nati quasi dei litigi attorno a quei testi così duri, così pieni di cose troppo trasgressive per i tempi. Poi però c'è anche l'occhio lungo di un'etichetta discografica, la Elektra, che a un certo punto dice no, questa cosa può funzionare proprio perché è dirompente, e inizia a far lavorare i quattro per realizzare un vero e proprio album, un album che possa racchiudere quelle canzoni sentite dal vivo e le possa in qualche modo far crescere, ripulire e portare al vero splendore. Tra tutti questi tentativi si arriva al 4 gennaio del 67. Ed è l'anno in cui esce The Doors, l'album di debutto della band di Jim Morrison, Ray Manzarek e soci, e purtroppo è l'anno di uscita di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che è il disco dell'apoteosi dei Beatles. Ecco, quindi da un lato abbiamo quattro baronetti più famosi di Gesù Cristo all'apice della loro carriera, con un disco che è quello che davvero rappresenterà la svolta per la musica dei Fab Four, ma in generale per la musica, perché da Sgt. Pepper's in poi niente sarà più uguale. E cosa può tentare dall'altro lato un gruppo di scalcagnati californiani che cantano delle canzoni difficilissime con dei testi particolari, dei testi poetici, e con una musica che in fondo è un rock and roll un po' psichedelico, un po' classico allo stesso tempo che si rifà al blues, insomma una accozzaglia un po' strana. E da un lato c'è una bagnarola e dall'altra c'è un transatlantico, quello dei Beatles. Ecco, The Doors però aveva alcuni piccoli particolari che lo rendevano capace di giocarsela. Canzoni come Light My Fire, Alabama Song, Break On Through, The End, piccoli capolavori che effettivamente compiono il miracolo. Alla fine del 1967 gli album più longevi in classifica e più venduti di tutti i tempi, oltre che di quell'anno, saranno Sgt. Pepper's e The Doors. Fu quello l'inizio di 8 anni di furore assoluto, di successi e di eccessi,
che hanno la loro tragica fine a Parigi, come tutti sappiamo, in una vasca da bagno di un albergo, dove il 3 luglio del 1971 il corpo di Jim Morrison viene trovato senza vita. È ancora luglio, quindi, come l'inizio di tutto, come quel mese di 8 anni prima in cui, passeggiando per Venice Beach, quel ragazzone incontrò per caso Ray Manzarek, che gli canticchiò Moonlight Drive, dando inizio a tutto quel mito. E il mistero avvolge anche quella fine, perché in realtà il corpo di Morrison nessuno lo ha mai visto. E così si è cominciato a ricamare sopra su una sorta di mistero e su queste morti maledette, tutte casualmente arrivate a 27 anni. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain e molti anni dopo Amy Winehouse. Il cosiddetto Club dei 27, ma questa davvero è un'altra storia, e quella che abbiamo raccontato invece è appena finita, nel migliore dei modi, che poi è lo stesso dell'inizio. È quel brano che prima ancora dell'inizio di tutto risuonava nei locali di Venice Beach, creando una confusione pazzesca per via di un testo dirompente e ben troppo più trasgressivo di quello che era concesso all'epoca. Ma tant'è, era l'inizio ed era anche la fine, già compresa in quel The End. This is the end, my only friend, the end of our Questa era Sliding Rock, il podcast delle fatalità e delle casualità che hanno cambiato la storia del rock. L'appuntamento è per venerdì prossimo con una nuova storia.